Dopo la vittoria nel derby contro il Notaresco Lavastese, che per i fatti del post-gara è stata sanzionata dalla Lega con una multa di 2.500 euro e la squalifica dell'Aragona per una giornata, ospita il Castelfidardo degli ex Mataloni, Corcione e Giampaolo, tutti in campo dal primo minuto nel 4-3-3 di Maurizio Lauro. L'Adderio conferma in toto il 4-4-2 che ha battuto il Notaresco, lasciando fuori dall'undici iniziale Martinez e Diarra, sostituiti in campo da Martiniello e Monza. Primi minuti di gara congeniali agli ospiti, che già al terzo sfiorano il vantaggio con l'ex Giampaolo, che servito in velocità prova a superare Di Rienzo con un tocco morbido, ma l'estremo aragonese si supera intercettando con la mano. La reazione vastese stenta ad arrivare e 4 minuti più tardi la pressione fidardense si concretizza al 7° sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della contesa. Nel mucchio è sfortunato Altobelli, che nel tentativo di spazzare inganna il proprio portiere per l'1-0 ospite. I locali provano ad organizzare la manovra e al 19° trovano un buon calcio di punizione dal limite che Obodo di potenza spedisce di poco al lato. Crescono i locali, che hanno una grandissima occasione per pareggiare i conti al 27°. Punizione di Obodo e colpo di testa di Di Prisco, che spalle alla porta c'entra in pieno il palo. Ma nel finale di frazione è ancora il Castelfidardo ad avere le due occasioni migliori. Al 40° Mataloni in diagonale impegna Di Prisco, che para in due tempi, e 2 minuti più tardi in ripartenza il Castelfidardo, con una gran conclusione di Giampaolo da fuori, pareggia il computo dei pali. Nel secondo tempo corre ai ripari mister D'Adderio, che inserisce forze fresche in avvio fuori le noci e Monza, dentro Francese e Diarra, ma è ancora il Castelfidardo a fare la voce grossa. Dopo appena 3 giri di lancette, Giampaolo si incunea in area e viene messo giù da Di Rienzo. Calcio di rigore per i marchigiani dal dischetto, ma lo stesso Giampaolo che si fa incantare dall'estremo aragonese, ma Di Rienzo nulla può sul secondo tentativo, che trova la deviazione vincente di Ngiambè, che vale il 2-0 ospite. La reazione della Vastese passa dai piedi del neoentrato Francese, che in 2 minuti si vede prima annullare una rete per posizione di offside all'8° e poi al 10° sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa colpisce in pieno il legno trasversale, per la disperazione dei sostenitori aragonesi. I locali ci provano anche su punizione al 21° con Obodo, ma la conclusione termina alta. Cambia ancora mister D'Adderio al 25°, richiamando a sé Diallo e uno spento Mamona per gettare nella mischia Solimeno e Bernardi, ma è ancora Francese, entrato benissimo in partita, a fare la differenza per i locali. Al 21° il numero 20 entra in area e viene spinto alle spalle da Puca. L'arbitro Totaro di Lecce indica il dischetto e assegna il secondo rigore di giornata. Dagli 11 metri Martiniello angola bene, David intuisce ma non ci arriva. Gara riaperta per la Vastese, che accorcia le distanze portandosi sul 2-1. Doccia gelata per i fidardensi, che pochi minuti dopo al 34° rimangono in 10. Ngiambè, dopo essersi liberato di 2 avversari, entra in area e va a terra. Simulazione secondo il direttore di gara del centravanti, che già ammonito rimedia il secondo giallo e finisce anzitempo sotto la doccia. Nel finale forcing Vastese, al 47° Solimeno dalla sinistra con un tiro cross per poco non riesce a sorprendere David, ma è troppo poco per una Vastese che ha di fatto regalato un tempo agli avversari. Gli aragonesi si fermano così dopo 2 vittorie consecutive e restano a quota 35, a soli 2 punti sopra la zona calda della graduatoria. Graduatoria che invece sorride al Castelfidardo, che aggancia il Castelnuovo quarto a 42 punti e ora sogna i playoff. Abbiamo sofferto su questi lanci lunghi, sui 3 attaccanti che ci hanno messo spesso in difficoltà. Secondo tempo abbiamo cambiato, abbiamo rivisto un po' le cose e abbiamo portato quei 3 riferimenti perché non ci davano possibilità di giocare e quindi eravamo costretti ad allungare la palla. È andata meglio, abbiamo anche un po' risentito, più che della stanchezza, abbiamo risentito un po' anche dell'euforia di questa vittoria, che poi è ovvio, psicologicamente qualcosa toglie come motivazione. Dall'altro lato abbiamo trovato una squadra molto motivata e molto cattiva agonisticamente e sono riusciti a portare il risultato a casa. Oggi avevamo una partita difficile contro un ottimo avversario, contro una squadra importante secondo me per questa categoria, per questo girone, e quindi siamo stati molto bravi ad impattarla bene, giocando anche bene secondo me nei primi 20 minuti, poi trovando il gol, dopo è venuto fuori un po' la Vastese e la partita è stata abbastanza equilibrata, dove abbiamo avuto un'occasione noi, una loro. Poi nel secondo tempo
Abbiamo trovato subito il gol con rigore, sulla respinta, e dopo la partita l'abbiamo gestita secondo me abbastanza bene. Abbiamo sofferto su qualche situazione di palla inattiva, di mischia, sono stati molto bravi i ragazzi, soprattutto poi in 10 a tenere il risultato, e si sono sacrificati. C'è stato un gran spirito da parte di tutti, una vittoria penso abbastanza meritata.